favorito sotto la paghi, Picasso di Varco, parte piano Ornette e Coleman, che rinuncia di fatto alla partenza. Allo stacco c'è lotta per il comando con l'errore intanto da parte di Ollier Bread, quindi si insedia in prima posizione Premier Pride, che ha colto partenza importante dall'esterno. Va a precedere Picasso di Varco, che però non vuole rimanere chiuso e si porta subito al lato del battistrada. 13.4 il lancio con Picasso, che ha intenzione di andare a rilevare il comando delle operazioni. 29.8 i 400, le squalifiche che hanno colto Ollier Bread e Panna di Girifalco, e Picasso di Varco si trova leader davanti alle tribune nei confronti di Premier Pride. I 600 in 44.7, rallentamento da parte della testa, con intanto a inseguire la pariglia formata da Pinspigat SM e Poker OP, che sono i primi a capeggiare il resto del gruppo. Poi ancora più indietro anche Nugat del Cigno in seconda pariglia, intanto si va di fronte con Picasso, che continua a condurre e a scandire parziali anche abbastanza interessanti. Il chilometro viene via in 1:15.5, Picasso al comando, ora si fa vicino Premier Pride. Nel frattempo arriva anche il numero 2 di Pinspigat, quando si va ad affrontare la piegata conclusiva, 3/4 di miglio in 1:29.7, con Picasso che sta cercando di fare selezione. Ora si scopre Premier Pride in mezza ruota, in anticipo su quelli che sono dietro, rappresentati soprattutto da Pinspigat. Si va addirittura d'arrivo, Picasso al comando, Premier che ci prova, più alla corda Poker OP, poi Pinspigat, Premier che attacca a fondo Picasso di Varco negli ultimi metri, Premier che attacca duramente Picasso di Varco nel finale, probabilmente ne ha ragione, ma anche in questo caso attendiamo il responso del giudice di arrivo. 1:58.6 intanto il tempo totale, poco superiore all'1:14, andiamo a rivedere le immagini con Picasso di Varco che si allunga la corda, Premier Pride che va al suo esterno e nel finale Romeo Gallucci che sostiene il suo allievo e con tutta probabilità mette il musino davanti a Picasso di Varco, quindi 7 per il primo, 1 per il secondo, e per il terzo posto ecco spuntare la sagoma del numero 2 Pinspigat SM, che con tutta probabilità ha la meglio nei confronti del numero 3 Nugat del Cigno. Questo ordine di arrivo provvisorio ovviamente della sesta corsa all'ippodromo di Capannelle, con il successo probabile di Premier Pride.